Dopo dieci anni possiamo dire con certezza che il sito è un elemento fondamentale, fondante del nuovo modo di comunicare dell'istituzione scolastica. Nel concorso per dirigenti, cioè si parla sempre del sito e del suo valore di comunicazione, sia interna che esterna. Può essere, e questa secondo me può essere di grande supporto anche al dirigente, uno strumento di autovalutazione. Se io nel momento in cui stabilisco le voci di menu vedo che per certe voci non so cosa mettere, parlo da dirigente ma anche come gruppo docenti, vuol dire che è una parte di quel sito, è una parte del sito, o meglio, è una parte della scuola che io devo approfondire, che devo cercare di valorizzare. Come? Allo stesso modo posso anche vedere già gli elementi che stanno ben funzionando perché è ben articolato e posso documentare. La documentazione, il monitoraggio sono elementi fondamentali in una scuola che spesso purtroppo vengono trascurati. Attraverso il sito si può invece essere aiutati, supportati, indotti a fare questo. Ed è un canale di comunicazione sicuramente fra tutte le figure che non devono essere più degli utenti ma devono essere dei protagonisti della comunicazione e quindi costruire insieme quello che è la scuola. Il POF è un bellissimo documento ma spesso è, non posso più dire documento di carta perché siamo in fase di dematerializzazione, però abbiamo quella sezioncina lì, sì, ho fatto il POF, ma il vero POF è quello che si costruisce quotidianamente e è bello, è vero se tutti partecipano all'attuazione del POF. Quindi partiamo anche molto banalmente dai docenti che possono accedere al sito per leggere e firmare circolari. In questi giorni le circolari le mettiamo pubbliche, le mettiamo in area riservata, tutto pubblico, tutto deve essere appunto trasparente. Secondo me le aree riservate quasi devono sparire perché tanto quello che facciamo è bello che sia visibile da tutti. Si possono trovare normative, le documentazioni utili per avere degli spunti didattici, ancora qui la documentazione. Il dirigente può così dichiarare quello che sta facendo e perseguire l'obiettivo della trasparenza. Le famiglie, ecco un altro aspetto sul quale io vorrei molto lavorare, la modulistica. Modulistica accessibile dal sito, in modo che anche non ci sia più il problema di dover per forza accedere alla segreteria negli orari, nei momenti che ovviamente bisogna mettere. Quindi anche questo, creare una modulistica fa sì che si debba riflettere su cosa serve alla scuola e che servizio la scuola effettivamente può dare all'utenza in generale. Tante sono le aree, le piattaforme di condivisione. Noi alla scuola media stiamo usando molto Edmodo, che diventano proprio delle aule virtuali perché finalmente la lezione non si esaurisca al suono della campanella ma possa continuare anche oltre le mura della scuola. Sto leggendo, ed è molto interessante, l'ultimo libro di Rivoltella, edito dalla editrice La Scuola, sugli EAS, quindi un po' la lezione al contrario, un nuovo modo di intendere la scuola, un nuovo modo di intendere gli spazi scolastici. È una bella sfida, ma quello è sicuramente il futuro. Il personale ATA appunto che può pubblicare atti ufficiali nel rispetto della normativa e finalmente avere dei contatti più stretti, più veri con il territorio, con gli enti che operano sul territorio, perché poi in un'epoca di grosse difficoltà economiche bisogna continuamente fare alleanze con chi circonda la scuola, associazioni, enti, chiunque possa veramente dare un supporto non soltanto economico ma formativo, che è la cosa più importante per la scuola. Ecco quindi un po' il rilancio di cui vi parlavo all'inizio del mio intervento. Io ritengo che, l'ho detto, sono delle brutte vesti dirigenti, ma non perché lo sono io, perché vedo il sito non viene considerato, però se all'inizio noi inseguivamo l'accessibilità senza che ancora fosse uscita la circolare ministeriale, quella del 2004, vabbè era uscita a gennaio, noi siamo nati nel 2003, eppure eravamo già partiti in quarta. Adesso, dagli interventi che anche avete sentito questa mattina,
la normativa obbliga la scuola a seguire determinate regole. Qual è la difficoltà? Che a volte sono tante, che come i docenti hanno 3.000 cose da fare, anche il dirigente deve occuparsi di tutto. Io invidio a volte i dirigenti dell'estero, perché hanno intanto soltanto la fetta sulla didattica e molte volte ancora parte del loro orario dedicato all'insegnamento. In Italia invece il dirigente deve essere un po' il tuttologo. Io penso che dovrei avere non so quante lauree, da quella di giurisprudenza, da quella, cioè veramente, perché sei impegnato su tantissimi fronti contemporaneamente e non sempre ovviamente hai le competenze per affrontare tutte queste tematiche, queste problematiche. Ecco che quindi degli strumenti già o delle riflessioni già fatte da un gruppo così attivo, così serio, così trasparente come Porte Aperte possa essere veramente un supporto eccezionale, perché è inutile sempre dover ripartire da zero. Partiamo da quello che già c'è ed è un gran bel esserci, e quindi formare delle reti di scuole dove i vari soggetti, non solamente i docenti, non solamente gli ATA. Oggi veramente ho notato la presenza di tantissimi di SGA e questo veramente vuol dire che ci stiamo muovendo, qualcosa sta cambiando. L'importante è unirsi a livello territoriale, almeno. Io faccio parte, non ho ben ancora capito cosa dovrò fare, del tavolo tecnico regionale, quello voluto dal direttore De Santis. Il mio gruppo è il gruppo delle tecnologie, ci siamo un po' suddivisi in sottoaree e è mia intenzione nella mia sottoarea approfondire le tematiche, diciamo, di Porte Aperte, perché ripeto, per me sono un po' la Bibbia della comunicazione. Purtroppo, siccome si dice che tanti distacchi verranno meno nell'USR, eccetera, i dirigenti che fanno parte di questi tavoli tecnici dovranno poi creare delle reti territoriali appunto nei loro territori d'appartenenza, dove ci sono le loro scuole. La rete funziona se c'è gente motivata e che vuole veramente cambiare, vuole veramente far qualcosa, e io sono convinta che il gruppo di Porte Aperte sarà quello che darà vita a queste reti e si potrà ancora andare sviluppare ancora di più le nostre tematiche. Ovviamente quali devono essere sempre gli elementi, i paletti imprescindibili: l'amministrazione trasparente nel rispetto della privacy, la dematerializzazione, l'utilizzo di strumenti open source. Porte Aperte appunto dice: noi presentiamo vari CMS, poi ogni scuola, a seconda dei propri bisogni, utilizza, sceglie quello che gli è più congeniale, e ovviamente però c'è sempre poi un supporto. Sto cercando, o meglio Demetrio, sto cercando di fare una riflessione sulle Google Apps, quindi adesso abbiamo ritrasferito il sito gov.it per la gestione dei DNS, perché sappiamo che quello era un po' il primo ostacolo, per vedere come con queste Google Apps si possa gestire tutto il sistema di mailing list, di archivio digitale e così via. E poi si diceva anche questa mattina, importantissimo il copyleft, perché è giusto che ci sia lo scambio, che ci sia la condivisione, ma è anche giusto che venga riconosciuta la paternità, di quello che viene fatto. E quindi, se vogliamo andare contro, come deve essere secondo me, al copyright, dobbiamo invece sviluppare il copyleft. Quindi io vorrei che da questa giornata appunto di oggi si gettassero un po' le basi di questi gruppi di lavoro, magari più territoriali, anche se con Alberto poi si diceva che se il tavolo tecnico del direttore magari è più limitato alla Lombardia, il bello di Porte Aperte è che può avere un respiro molto più ampio, e già il fatto che ci siano molte persone anche di altre regioni aiuta in questo, perché ecco, l'importante è poterci confrontare serenamente, senza